Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo degli UFO e dei loro avvistamenti in Puglia. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. UFO è l'acronimo dell'inglese Unidentified Flying Object, ovvero oggetto volante non identificato. Con tale sigla sono comunemente indicati fenomeni aerei anomali, non immediatamente identificabili dall'osservatore, che non è quindi capace di determinarne l'origine, la natura, e che rimangono ignoti anche a seguito di verifiche operate magari da periti esperti, come stabilito appunto dalla United States Air Force nel 1952. Il primo avvistamento ufologico reso pubblico e ampiamente divulgato a mezzo stampa, ovviamente fece molto scalpore, risale al lontano 1947 e il testimone fu un pilota molto esperto e degno di stima, Kenneth Elmore. Nel corso dei decenni le ipotesi sugli UFO, oggi meglio identificati con l'acronimo UAP, quindi Unidentified Aerial Phenomenon, ritenuti autentici, sono state molteplici e in moltissime occasioni i vari governi hanno ammesso l'esistenza di tali fenomeni, anche se non si sono mai azzardati a confermare un'origine aliena o extraterrestre degli stessi, anche perché insomma mancano le prove oggettive per fare una dichiarazione del genere. A livello popolare, comunque, la teoria più nota rimane quella che vorrebbe tale fenomeno legato appunto alla presenza di civiltà aliene che tramite i loro mezzi tecnologicamente avanzati, appunto i dischi volanti, se vogliamo, è capace di sfidare le leggi della nostra fisica, verrebbero a visitare il nostro pianeta e a studiare, diciamo, l'andamento della vita su questo pianeta, quindi a monitorare la civiltà umana. Esistono ricercatori, sia legati ad enti governativi che civili, che da anni studiano i fenomeni ufologici con serietà e dedizione, classificando e catalogando migliaia di testimonianze con metodica scientifica. Sebbene buona parte degli avvistamenti UFO si dimostrano essere fenomeni del tutto spiegabili razionalmente, quindi magari difetti di pixel nella fotografia, volatili, mostrati come UFO perché magari in movimento, quindi un'immagine deformata, una pareidolia, esiste una percentuale di testimonianze che si riferiscono ad eventi del tutto straordinari e dei quali non è possibile determinare l'origine e la natura, degli stessi, nemmeno a seguito di perizia tecnica, e scientifica. Di tali ricerche si occupa da decenni, ad esempio, il CUN, il Centro Ufologico Nazionale, che è tra le organizzazioni più autorevoli al mondo per ciò che concerne la particolare tipologia appunto di ricerca, quindi l'ufologia, presieduta più volte dal dottor Roberto Pinotti, il quale ha pubblicato numerosi libri sull'argomento e che è tra i massimi esperti mondiali di ufologia. Il CUN è operativo in tutto il mondo, in tutta Italia e ovviamente anche in Puglia. Esistono chiaramente moltissime altre associazioni, tra cui ad esempio la FUGI, la Federazione Ufologica Italiana, il CUFOM, il Centro Ufologico Mediterraneo, insomma ne esistono veramente tanti e citarle tutte sarebbe per me impossibile. In Puglia gli avvistamenti di UFO sono molto numerosi e ogni anno vengono studiate e classificate decine, se non centinaia, di testimonianze al riguardo. Anche io, come ricercatore nell'ambito delle fenomenologie cosiddette del paranormale, ed ergo anche relative all'ufologia, ho potuto raccogliere alcune testimonianze in merito. Ad esempio, il 7 settembre del 2014 registrai un caso particolare di un UFO segnalato da un testimone presso Giovinazzo, in provincia di Bari. Nello specifico caso si trattava di un oggetto luminoso che dopo aver stazionato in area
senza produrre nessun suono udibile, sarebbe schizzato via a velocità inimmaginabile. Tale segnalazione fu da me riportata anche sul giornale di Puglia, una testata giornalistica regionale, e fu poi ripresa anche dallo stesso Centro Ufologico Nazionale. Lo stesso anno, precisamente il giorno 8 dicembre del 2014, raccolse un'altra testimonianza proveniente da Lecce, anch'essa riportata sul giornale di Puglia e poi rimbalzata su altre testate giornalistiche. In questo caso il testimone descrisse una sfera luminosa, una sfera di luce rossastra, molto intensa, ferma a mezz'aria, che poi improvvisamente avrebbe accelerato per schizzare via e sparire nel nulla. Questo corpo luminescente avrebbe effettuato un movimento orizzontale per poi, diciamo, sparire, salendo di quota, con un apparente, movimento, verticale. Anche in questo caso l'oggetto non avrebbe emesso alcun suono udibile ed il bagliore, diciamo, fisso accecante, nonché i precisi movimenti descritti, fecero escludere l'ipotesi di una lanterna cinese o comunque, di un elicottero o altri oggetti simili. Più precisamente nel 2020 un testimone che identificherò con le iniziali, quindi CM, mi riferì di aver visto casualmente un UFO su Monopoli. Non ricordava bene il periodo, e per questo non potrei confrontare la sua dichiarazione con eventuali altri avvistamenti segnalati da terzi testimoni, presunti o probabili. Comunque mi disse di aver casualmente guardato il cielo sopra la sua testa verso le 19. Era autunno e le giornate si erano accorciate, quindi diciamo era il crepuscolo. In quel momento vide una strana V volante silenziosa, cioè una formazione di più oggetti biancastri che formavano una specie di lettera V, apparentemente a bassa altitudine, circa 400-500 metri sul livello del mare. Il testimone mi disse che vide solo i bordi di questo oggetto, quindi al centro non si vedeva nulla, era come se fosse trasparente, quindi non un unico oggetto, ma probabilmente più oggetti volanti in formazione. Chiese al testimone se avesse potuto scambiare magari uno storno di uccelli migratori bianchi, in formazione a V appunto, per l'UFO in questione. La sua risposta fu un netto no. Mi disse che aveva ben presente il volo, degli uccelli migratori e che comunque quell'oggetto svanì in pochi secondi senza lasciare traccia, quindi scomparve letteralmente nel nulla, non si allontanò come farebbe uno stormo di uccelli. Beh, che gli alieni gradiscano la meraviglia, della Puglia, è abbastanza plausibile, visto che è una delle regioni più belle d'Italia. E non potrei che essere, insomma, d'accordo con loro. Per i più curiosi, quindi per chi volesse informarsi sul fenomeno UFO in generale, non solo in Puglia, consiglio il mio ultimo libro dal titolo 2021 Gli UFO sono reali, pubblicato con Intermedia Edizioni. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.